La sua voce viene soffocata dal passaggio di un'auto. I pneumatici fischiano sulla strada bagnata. Come? Non ho capito! Il taxi lo ha visto. Procede lentamente, sollevando sottili ventagli d'acqua, mentre accosta sul lato opposto della strada. Ascolta, digli di fargli trovare il mio fascicolo sulla scrivania. Sarò lì fra 10 minuti! La pioggia si insinua fra il colletto e la camicia. E dobbiamo risolvere quelle faccende prima che arrivi Martin! Alza gli occhi di scatto, sentendo uno stridio di pneumatici sull'asfalto e il violento strombazzare di un clacson. Vede il fianco del lucente taxi nero davanti a sé. Il tassista che sta già abbassando il finestrino e con la coda dell'occhio scorge qualcosa che non riesce a mettere a fuoco. Diretto verso di lui, a una velocità folle. La sua mano si apre per la sorpresa, lasciando cadere a terra il Blackberry. Un'esplosione. E tutto si frantuma in una miriade di frammenti. E poi il nulla. La giornata è iniziata come tutte le altre. Tutti quelli che conoscevo odiavano il lunedì mattina, ma io non ero mai stata della stessa idea. Mi piaceva arrivare presto al locale, accendere l'enorme bollitore nell'angolo, portare dentro dal cortile le cassette del latte e del pane. E sì, chiacchierare con Frank mentre ci preparavamo ad aprire. Mi piaceva l'atmosfera calda del locale impregnato dell'odore di bacon, le leggere folate d'aria fresca ogni volta che la porta si apriva e si chiudeva, il discreto chiacchiericcio dei clienti e, quando c'era silenzio, la voce metallica della radio di Frank che cantava solitaria nell'angolo. Beh, certo, non era un locale alla moda. Le pareti erano rivestite di vedute del castello in cima alla collina. E il menù era sempre lo stesso da quando avevo iniziato, tranne qualche cambiamento nell'assortimento di barrette di cioccolato. Ma soprattutto mi piacevano i clienti. Mi piacevano Kev e Angelo, gli idraulici, che venivano da noi quasi tutte le mattine e prendevano in giro Frank scherzando sulla dubbia origine delle sue bistecche. Mi piaceva Lady Soffione, così soprannominata per la sua massa di capelli bianchi, che mangiava un uovo con patatine fritte dal lunedì al giovedì e se ne stava seduta a leggere i giornali del bar. Mi piacevano i turisti, gli scolari schiamazzanti, i clienti abituali che uscivano dagli uffici dall'altra parte della strada. Non mi dispiacevano neppure i clienti più fastidiosi, come la donna con i capelli ramati che gestiva il negozio di giocattoli e aveva da ridire sugli spiccioli di resto almeno una volta a settimana. Fra quei tavoli vedevo relazioni nascere e finire, figli di coppie divorziate sballottati tra mamma e papà. Nel locale sfilavano esemplari di varie umanità e molti di loro scambiavano qualche parola con me. Frank aveva un debole per me e diceva che la mia presenza ravvivava l'ambiente. Era un po' come essere un barista, ma senza la seccatura degli ubriachi. Sì, però conoscevo il vero motivo dell'ansia di mio padre. I miei contavano sul mio salario. La mamma non poteva lavorare perché doveva occuparsi del nonno. E la
pensione del nonno era irrisoria. E papà viveva in uno stato di apprensione costante per il suo lavoro al mobilificio. Il mio modesto salario aveva costituito un piccolo pilastro per il budget domestico, sufficiente per aiutare la famiglia a barcamenarsi di settimana in settimana. Lei deve essere Miss Clark. Louisa. Bene, sì. Si accomodi. Vuole seguirmi? Parleremo in salotto. Mi chiamo Camilla Trainor. La seguì in un'enorme stanza con porte e finestre che arrivavano al soffitto. Quindi lei arriva tramite il centro per l'impiego in seguito all'annuncio, giusto? Si accomodi, prego. Mentre frugava tra i documenti della sua cartellina, mi guardai intorno furtivamente. Avevo pensato che la casa potesse somigliare a una casa di cura. Questa, invece, sembra uno di quegli alberghi spaventosamente costosi. Allora, Miss Clark, ha qualche esperienza con la tetraplegia? No. È molto tempo che lavora come assistente? A dire il vero, non l'ho mai fatto. Ma sono sicura che potrei imparare. Lei sa che cos'è un tetraplegico? Quando sei inchiodato su una sedia a rotelle. Suppongo che si possa dire anche così. Esistono vari gradi di invalidità. Ma nel nostro caso parliamo di una perdita totale dell'uso delle gambe e di una facoltà di movimento molto limitata per mani e braccia. Questo sarebbe un problema per lei? Beh, non quanto lo sarebbe per lui, ovviamente. Mi scusi, io non intendevo... Sa guidare, Miss Clark? Sì. Lo strappo si stava allargando. Lo vedevo insinuarsi inesorabile su per la coscia. Di quel passo, al momento di alzarmi, avrei avuto l'aspetto di una ballerina di Las Vegas. È a posto, Miss Clark? Sì, sì. Sono solo un po' accaldata. Le spiace se mi tolgo la giacca? Fa caldissimo. Poi, arrivando da fuori, sa com'è. Un'altra cosa, signorina. Quanti anni è? 26. Quindi il suo ultimo lavoro è durato 6 anni? Sì, dovrebbe esserci una copia delle mie referenze. Miss Clark, il suo ex datore di lavoro la definisce una presenza calda, chiacchierone e vivace. Sì, l'ho pagato. Di nuovo quell'espressione impenetrabile. Accidenti. Quella donna mi faceva sentire sotto esame. Allora perché ha lasciato questo posto dove evidentemente è molto apprezzata? Frank, il proprietario, ha venduto il locale. È quello ai piedi del castello. Anzi, era. Ma sì, sarei stata felice di restare. E cosa vorrebbe fare esattamente nella vita? Scusi? Ha delle aspirazioni di carriera? Potrebbe essere un trampolino di lancio per qualcos'altro? Ha un sogno professionale che desidera proseguire? Io in realtà non ci ho pensato da quando ho perso il lavoro. Vorrei soltanto riprendere a lavorare. Quindi, Miss Clark, perché dovrei assumere lei invece di, supponiamo, la precedente candidata? Sinceramente, non lo so. Suppongo che dipenda da lei. Non mi sa dare una sola ragione per cui dovrei assumerla. D'un tratto mi balzò davanti agli occhi il viso di mia madre. Il pensiero di tornare a casa con un abito rovinato e un altro colloquio finito era troppo per me. Imparo in fretta, non mi ammalo mai, abito appena al di là del castello e sono più forte di quanto sembri.
Sì, certo, probabilmente è abbastanza da sollevare suo marito. Mio marito? No, Miss Clark, non è mio marito con cui dovrebbe avere a che fare. È mio figlio. Suo figlio? Il lavoro pesante non mi spaventa. Sono brava a trattare con ogni genere di persone e so preparare delle ottime tazze di tè. Beh, certo, non che mio padre la consideri una grande referenza, ma in base alla mia esperienza sono poche le cose che non si possono sistemare con una tazza di tè preparata come si deve. Avvertì qualcosa di strano nel modo in cui mi stava guardando. Scusi, mi spiace. Non intendevo dire che la tetraplegia di sua figlia si può risolvere con una tazza di tè. Miss Clark, è mio dovere chiarire che questo non è un contratto a tempo indeterminato. Sarebbe per un massimo di 6 mesi. È per questo motivo che lo stipendio è proporzionato. Volevamo solo attirare la persona giusta. Mio figlio Will è rimasto ferito in un incidente stradale quasi 2 anni fa. Necessita di assistenza 24 ore su 24. E all'assistente viene richiesto di restare qui durante il giorno per tenergli compagnia. Aiutarlo a mangiare bene e dare un aiuto extra assicurandosi che non si faccia male. Ok, sì, capisco. Allora vorrebbe il lavoro? Come? Avremo bisogno che iniziassi al più presto. Pagamento settimanale. Preferisce me invece di... L'orario è piuttosto pesante. Dalle 8 alle 17. Sì, talvolta anche più tardi. Quando Nathan, l'infermiere diurno, arriva a metà giornata per occuparsi di Will, lei dovrebbe riuscire a ritagliarsi una mezz'oretta libera. Quindi non c'è bisogno di assistenza medica. Will ha tutte le cure mediche che gli servono. Quello che vogliamo per lui è una persona energica e positiva. La sua vita è complicata. Diciamo che per noi il suo benessere mentale è più importante quanto il suo benessere fisico. Capisce? Sì, penso di sì. Dovrei portare una divisa? No, Miss Clark, assolutamente nessuna divisa. Anche se sarebbe opportuno che indossasse qualcosa di un po' meno scosciato. Guardai in basso e mi accorsi che la giacca era scivolata, lasciando scoperto un generoso tratto di coscionda. Mi dispiace. Si è strappata, in realtà non è mia. Le spiegherò cosa bisogna fare quando comincerà. Allora, possiamo vederci domani? Domani? Non vuole... Era un vecchio film su un gobbo che non vuole che eredita una casa. Non è una buona giornata per Gisa. Will disse che sia meglio per scrivere un libro famoso, ma va bene, mi sembrava di non averlo mai sentito nominare. Ci vediamo domani alle 8. Trascorsi i primi 20 minuti sentendomi un po' nervosa, sì. Direi irritata dai sottotitoli. E poi, non so, E poi accadde qualcosa. Smisi di pensare a quanto fosse difficile ascoltare e leggere nello stesso tempo. Dimenticai l'orario della pillola di Will e gli eventuali rimproveri di Miss Traynor, perché battevo la fiacca. E cominciai a preoccuparmi per la sorte di quel povero uomo. Quando arrivammo al punto in cui il gobbo moriva, sì, stavo già piangendo silenziosamente. Non le è piaciuto per niente. Sta gongolando, vero? Un pochino. Anzi, sono veramente stupito che lei sia arrivata alla veneranda età di... Quanti sono? 26. 26 anni e non abbia mai visto un film sottotitolato. Non sapevo che fosse obbligatorio. Ok. Come trascorre il suo tempo, Louisa Clark, se non guarda i film? Vuole sapere cosa faccio quando non sono qui. Non era lei quella che desiderava che ci conoscessimo meglio? Perché vuole sapere tutto all'improvviso? Oh, la sua vita sociale non sarà mica un segreto di Stato, no? Non so. Vado
Sì, beh, vado a bere qualcosa al pub, poi guardo un po' di TV e vado a vedere il mio ragazzo che corre. Ecco, insomma, niente di speciale. Va a vedere il suo ragazzo che corre? Sì. Ma lei non corre? No. Non ho proprio il fisico adatto. E cos'altro? Cosa vuol dire cos'altro? Hobby, viaggi, posti dove le piacerebbe andare. A dire il vero, non ho dei veri hobby. Leggo un po' e sì, mi piacciono i vestiti. Interessante. Guardi che è lei che me l'ha chiesto. In realtà non sono una persona con molti interessi. Sì, beh, io non faccio granché, e allora? Diciamo che lavoro e poi vado a casa. Dove abita? Appena oltre il castello. Sì, vicino alla strada a due corsie, nei pressi del McDonald's. E che cosa vuole? In che senso? Dalla vita. È difficile rispondere. Non le sto chiedendo di psicanalizzarsi. Sto semplicemente chiedendo che cosa vuole. Sposarsi, sfornare qualche marmocchio, aspirare una carriera, girare il mondo. Non so, non ci ho mai pensato veramente. Will! Will, sono io, Luisa. Posso entrare? La stanza era in penombra. Le tende ancora tirate. Will era coricato su un fianco, con un braccio piegato davanti a sé, come per tirarsi su. Sì, beh, qualche volta mi capitava di dimenticare che non era in grado di girarsi da solo. Aveva i capelli dritti da una parte ed era coperto da un piumone ben rimboccato. Cosa posso fare? Vuole da bere? Ho bisogno di cambiare posizione. Mi alzi e mi giri. Qui metta le braccia sotto le mie. Intrecci le mani dietro la mia schiena e poi tiri su verso di sé. Si metta a sedere per evitare di sforzare la zona lombare. Non riuscivo a fingere che questa situazione non fosse un po' strana. Lo avvolsi tra le braccia. Il suo profumo nelle narici. La sua pelle calda contro la mia. Non avrei potuto stargli più vicina a meno che non avessi cominciato a mordicchiargli l'orecchio. Il pensiero mi fece sentire leggermente nervosa e dovetti sforzarmi di mantenere il controllo. Come? No, niente. Presi fiato, intrecciai le mani e regolai la mia posizione finché sentì che lo tenevo saldamente. Era più robusto di quanto mi aspettassi. Allora, adesso conto fino a tre, ok? Uno, due e tre. Mani che sono due pezzi di ghiaccio. Sì, lo so, beh, se si degnasse di alzarsi dal letto, si accorgerebbe che in realtà sta nevicando. Mi appollaiai sul bordo del letto e gli sentii la fronte. Era ancora un po' caldo. È comodo così. Andrebbe meglio sull'altro fianco. Deve soltanto girarmi. Non c'è bisogno che mi metta seduto. Ok. Mi arrampicai sul letto e lo spostai il più delicatamente possibile. Posso fare qualcos'altro? Non dovrebbe andare a casa. No, non c'è problema. Resto a dormire qui. Restammo in un silenzio pieno di pace. Io
so. Posso chiedergli una cosa? Suppongo che stia per farlo. Com'è successo? Come mi sono ridotto così? Quando annuì, chiuse gli occhi. Incidente in moto. Non la mia. Io ero un innocente pedone. Pensavo fosse capitato sciando, oppure facendo qualcosa del genere. Lo pensano tutti. Stavo attraversando la mia strada di casa. Non questa, quella di Londra. E non c'è stato modo di portare avanti la sua attività? Ho dovuto cambiare appartamento, vacanze, vita. Credo che lei l'abbia conosciuta, la mia ex fidanzata. Ma a quanto pare dovrei ritenermi fortunato, visto che per qualche tempo pensavano che non ce l'avrei neanche fatta. Non lo sopporta, vero? Vivere qui, intendo. Già. Ma non c'è alcuna possibilità che lei possa tornare a stare a Londra? Non in queste condizioni, no. Ma potrebbe migliorare. Cioè, voglio dire, Nathan ha detto che ci sono progressi straordinari nel trattamento di questo tipo di lesioni. Will chiuse di nuovo gli occhi. Oddio, sì. Mi scusi se le faccio troppe domande. Vuole che me ne vada? No, rimanga ancora un po'. Mi parli. Mi racconti qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Sì, sa, anch'io chiedevo sempre a mio padre di farlo. Ma se gli raccontassi che cosa mi rispondeva? Beh, sì, penserebbe che ero pazza. Più di quanto io non lo faccia già. Sì, quando io facevo un brutto sogno, oppure ero triste o spaventata per qualcosa, mi cantava... Oddio no, cioè, non posso. Continui. Mi cantava la canzone di Mulholland. La cosa? La canzone di Mulholland, sì. Pensavo che la conoscessero tutti. Si fidi, Clark, sono un profano in materia. Ok, allora gliene canto un piccolo pezzo. Allora... Vorrei vivere nella terra di Mulholland, Mulholland. Vorrei vivere nella terra di Mulholland. La terra dove sono nata, sono nata, sono nata. Mi piace suonare, mi piace suonare. Oh Gesù. No, no, aspetti. Però mi hanno detto che non sono capace, non sono capace. Però mi hanno detto che non sono capace. Vorrei vivere nella terra, nella terra, nella terra. Vorrei vivere nella terra dei Mulholland. Lei è pazza e tutta la sua famiglia è pazza. Ma funzionava però. Ed è anche una pessima cantante. Forse quello che intendeva dire era: oh, grazie Miss Clark per aver tentato di intrattenermi. Ok Clark, mi racconti qualcos'altro. Dunque, stava guardando le mie scarpe l'altro giorno, vero? Difficile non farlo. Bene. Mia madre sostiene che la mia mania per le scarpe strambe risale a quando avevo 3 anni. E dico bene, 3 anni. Mi comprò un paio di stivaletti di gomma di un turchese squillante. Erano molto insoliti a quel tempo. Tutti gli altri bambini avevano quelli verdi o tutt'al più rossi se erano fortunati. Poi mia madre racconta che dal giorno in cui me li diede mi rifiutai di toglierli. Oddio, sì, li portai a letto, nella vasca da bagno, all'asilo, per tutta l'estate. Sì, poi quegli stivaletti luccicanti erano i miei preferiti, insieme alle mie calze bombo. Calze bombo? A strisce gialle e nere. Strepitose. Dai, che cattiveria! Beh, è la verità, sembrano terribili. Beh, stranamente, Will Trainer, non tutte le ragazze si vestono solo per piacere agli uomini. Cazzate. No, invece. Tutto quello che facciamo ha a che vedere con il sesso. Non ha letto la Regina Rossa? Io non ho idea di cosa stia parlando.
ma le posso assicurare che non me ne sto seduta sul suo letto a cantare la canzone di Mola Onkei perché sto cercando di fare sesso. E quando avevo 3 anni mi piaceva tanto, ma proprio tanto, avere le gambe a strisce. Allora, che ne è stato di questi fantastici stivaletti luccicanti? Mia madre ha dovuto buttarli via. Mi è venuto un terribile piede d'atleta. Splendido. E ho buttato via anche le calze. Perché? Non sono mai riuscita a scoprirlo. E poi non ho più trovato un paio di calze che mi piacessero così tanto. Non le fanno più. O se le fanno, non sono previste taglie per adulti. Che strano, signorina Clark. Su, mi prenda pure in giro. Oddio, lei non ha mai amato tanto qualcosa? Oh, sì. Sì. Trovai i rasoi e la schiuma da barba nel mobiletto del bagno. Riempì il lavabo di acqua tiepida. Gli feci inclinare leggermente indietro il poggiatesta e poi gli sistemai una salvietta calda sotto il mento. Cos'è? Siamo dal barbiere. A cosa serve questa salvietta? Non so. Nei film fanno così. È come l'acqua calda e gli asciugamani quando una donna sta per partorire. Non riuscivo a vedere la sua bocca, ma nei suoi occhi apparve una leggera nota di allegria. Volevo che restassero così. Volevo che fosse felice. Iniziai a canticchiare a bocca chiusa. Qualsiasi cosa, pur di prolungare quel momento prima che Will si incupisse di nuovo. Cominciai a insaponargli il mento con la crema da barba. Poi ebbi un attimo di esitazione. Con la lama sospesa sul mento. Iniziai a grattargli dolcemente la pelle con la lametta. Il silenzio rotto soltanto dal rumore dell'acqua che schizzava quando vi immergevo il rasoio per sciacquarlo. Dalla sua pelle si sprigionava una calda dolcezza. Il suo volto poi cominciò ad apparire. E capì quanto dovesse essere stato facile per lui attrarre una donna come Alicia. Radere Will era un'esperienza curiosamente intima. Man mano che continuavo, mi rendevo conto che avevo dato per scontato che la sua sedia a rotelle avrebbe costituito una barriera, che la sua disabilità avrebbe impedito l'insinuarsi di qualsiasi tipo di implicazione sessuale. Stranamente non stava andando così. Era impossibile restare così vicino a qualcuno. Sentire la sua pelle tendersi sotto i tuoi polpastrelli. Respirare il suo respiro e avere il suo viso a pochi centimetri. Quando arrivai all'altro orecchio avevo già cominciato a sentirmi a disagio. Fatto sta che aprì gli occhi e scoprì che mi stava fissando. Vi fu una breve pausa. Poi disse: ti prego, non dirmi che mi hai rasato le sopracciglia. Soltanto una. Maybe. E i capelli? Vuoi davvero che te li tagli? Già che ci sei. Pensavo che non ti fidassi di me. Se può servire a farti smettere di lamentarti per un paio di settimane, sì. Credo che sia un prezzo ragionevole da pagare. Oh mio Dio, tua madre ne sarà felicissima. Sì, beh, non lasceremo che questo ci scoraggi. Allora.
Allora? Non so se mi piace vedere il tuo viso così scoperto. Sì, è un po' inquietante. Sento il freddo sul collo. Aspetta. Vado a prendere due specchi, così ti vedi come si deve. Ma non muoverti. Devo fare ancora qualche ritocco. Magari affettarti un orecchio. Gli occhi di Guilla scorrevano su e giù sul mio vestito. Soltanto in quel momento mi accorsi che indossava la camicia e un completo. Oh, ora ci siamo. Lascia perdere la giacchina. E il foulard? Il foulard, perché? Non c'entra niente. E sembra che tu stia cercando di nascondere qualcosa sotto. Ma sono... Beh, sono... Sono troppo scollata altrimenti. E allora? Vedi, Clark, se vuoi indossare un vestito così, devi portarlo con disinvoltura. Devi riempirlo mentalmente, non solo fisicamente. Solo a te, Will Trainor, può venire in mente di dire a una donna come indossare uno stramaledetto vestito. E così mi tolse il foulard. Sei uno schianto, Clark. Davvero? Tra la gente comune avevo notato alcuni comportamenti tipo che si ripetevano abitualmente nei confronti di Guilla. La maggior parte lo fissava, alcuni sorridevano compassionevoli o mi chiedevano sussurrando cosa fosse successo. Ma spesso io ero tentata di rispondere: oh, beh, nulla, una spiacevole divergenza con i servizi segreti. Solo per vedere la loro reazione. Ma non lo feci mai. Invece quelli del ceto medio si comportavano diversamente. Fingevano di non guardare, ma lo facevano e come. Alla fine ci accomodammo. Will. Will. Ti serve qualcosa? No. Anzi, sì. C'è qualcosa che mi pizzica il collo. Mi chinai e feci scorrere il dito all'interno del colletto. Un'etichetta di nylon era rimasta attaccata. La tirai sperando di strapparla, ma si rivelò cocciutamente resistente. Camicia nuova, eh? Ti dà molto fastidio? No, ho pensato di portarla per divertimento. Sempre il solito. Fammi vedere, abbiamo delle forbici nella borsa? Non so, Clark. Tu ci credo o no, per me è abbastanza raro farmi la borsa da solo. Non c'erano forbici. Se Quilla non fosse riuscito a rilassarsi e a concentrarsi sulla musica, la serata si sarebbe rivelata un fallimento. Ok, aspetta. Non muoverti, ok? Perché non... Senza lasciargli il tempo di obiettare, mi piegai. Scostai leggermente il colletto. Avvicinai la bocca. E addentai quella fastidiosa etichetta con gli incisivi. Mi ci vollero alcuni secondi per spezzarla e chiusi gli occhi, cercando di ignorare il profumo di pulito del corpo di Will. La sensazione della sua pelle contro la mia. E sì, poi l'assurdità di ciò che stavo facendo. Sentì che cedeva. Tirai indietro la testa e aprì gli occhi, trionfante. Sì! Presa! Sì, Will mi guardò. Che c'è? Mi voltai, cogliendo di sorpresa gli spettatori. Poi mi rivolsi a Will. Oh, andiamo, come se non avessero mai visto una ragazza mordicchiare il collo a un giovanotto. Comunque, penso che dovremmo entrambi ringraziare che l'etichetta non fosse nei tuoi pantaloni. E poi, prima che potesse rispondere, apparvero gli orchestrali nei loro abiti eleganti. L'orchestra iniziò ad accordare gli strumenti e improvvisamente l'auditorium fu inondato da un unico suono. Il suono più vivo e più avvolgente che avessi mai sentito.
Il direttore salì sul podio, batté due volte sul leggio e in sala scese un silenzio profondo. Poi il maestro abbassò la bacchetta ed un tratto ogni cosa divenne puro suono. Percepivo la musica come una sensazione fisica. Non solo mi penetrava nelle orecchie, ma fluiva dentro di me, intorno a me, facendo vibrare i miei sensi. Sì, avevo pensato che magari mi sarei annoiata. E invece era la cosa più bella che avessi mai ascoltato. Aspettammo che l'auditorium si svuotasse, poi lo condussi fuori, scendendo in ascensore fino al parcheggio, e infine lo caricai in macchina senza difficoltà. Ci fermammo davanti a casa. E così non ti piace la musica classica? Sì, non mi è piaciuto per niente. L'ho notato. In particolare non mi è piaciuto quel pezzo verso la fine, quando suonava soltanto il violino. Ho capito che non ti è piaciuto. Anzi, mi è parso che tu avessi le lacrime agli occhi per quanto lo odiavi. Sì. Mi è piaciuto moltissimo. Non so se mi piacerebbe tutta la musica classica, ma quella era meravigliosa davvero. Grazie. Grazie per avermi accompagnato. Restammo in silenzio a guardare il castello. Chissà che tipo di musica suonavano là. Devono pure aver ascoltato qualcosa. Nel castello? Roba medievale. Liuto, strumenti a corda. Non è il mio genere, ma ho qualche CD da prestarti se vuoi. Dovresti fare un giro intorno al castello con gli auricolari nelle orecchie. No, non vado mai al castello. Succede sempre così quando si vive vicino a un luogo di interesse turistico. Bene, meglio che entriamo. Ci aspetta la routine serale? Aspetta un attimo, Clark. Aspetta, solo un attimo. Stai bene? Sto bene, è solo che non voglio ancora rientrare. Voglio restare qui e non dover pensare a... Semplicemente voglio essere un uomo che è stato ad un concerto con una ragazza vestita di rosso. Solo per qualche istante. Ancora. Certo. Buon compleanno, piccola. Meglio andare subito. La mamma stava per andare in crisi perché tardavi. Io mi sedetti alla sinistra di Will e Patrick di fronte. Mi accorsi che Will stava studiando Patrick. E per un attimo mi domandai se sarebbe stato gentile nei confronti del mio ragazzo. Se guardi dietro la sedia c'è un piccolo omaggio per la cena. Mi appoggiai allo schienale e allungai il braccio per arrivare alla sua borsa. Lo ritrassi dopo aver recuperato una bottiglia di champagne. Dovresti sempre stappare una bottiglia di champagne per il tuo compleanno. La stappo io. Se fa così si rovescerà dappertutto.
Penso che tenere il tappo e ruotare la bottiglia sia più sicuro. Sì, lo sapevo. È quello che stavo per fare. Cominciarono a chiacchierare. E sì, papà raccontò qualche altro aneddoto per prendermi in giro, scoppiando a ridere insieme alla mamma. Era bello vederli così. Mi ci volle un po' per accorgermi dell'espressione di Patrick. Stavo imboccando Will, piegando un pezzo di salmone affumicato tra le dita e portandoglielo alle labbra. Era una parte così automatica della mia vita quotidiana ormai che l'intimità di quel gesto mi colpì soltanto quando vidi lo shock dipinto sul viso di Patrick. Will si rivolse a papà e io fissai Patrick, desiderando ardentemente che la smettesse. Il salmone è delizioso. Complimenti. Sì, Patrick, seduto di fronte a noi, mangiava con la testa bassa, tagliando il salmone affumicato a pezzettini. In effetti, quando Lou ha detto che sarebbe venuto, ho pensato di dare un'occhiata ai miei manuali per vedere se ci fosse qualche tipo di fisioterapia da consigliare. È roba da specialisti, Patrick. Non credo che tu sia la persona più adatta. Ho una competenza specialistica. Mi occupo di infortuni sportivi. Ho una preparazione medica. Non è una caviglia slogata, Pat. Credimi. Un tale con cui ho lavorato un paio di anni fa aveva un cliente paraplegico. Pat. Dice che ha avuto una ripresa quasi totale. Del resto, Luisa mi ha raccontato che prima era un uomo molto dinamico. Patrick! Tu non ne sai niente. Stavo solo cercando di... Beh, lascia stare! Lo terrò certamente in considerazione. A tavola cadde il silenzio. Il papà tossì e si scusò. Il nonno si guardò intorno con fare circospetto. Il resto della cena si svolse senza intoppi. I miei genitori erano completamente conquistati da Will. È il momento dei regali. Ecco, questo è il mio. Mi sorrise mentre lo posava in mezzo al tavolo. Prima però aprì quello dei miei genitori, scartandolo delicatamente in modo da non strappare l'involucro. Era un album portafoto. E su ogni pagina c'era un'immagine legata a un anno della mia vita. Io da neonata, io e mia sorella, bambine paffute dall'aria solenne. Il primo giorno di scuola media. E poi sì, c'era la foto di me e Patrick. Mi piace molto, grazie. È bellissimo. Sì, bellissimo. Adesso tocca a me. L'aprì lentamente, colta per un attimo da un vago senso di panico al pensiero che potesse trattarsi di un anello di fidanzamento. Aprì la scatolina e là, sul velluto blu, c'era una sottile catenina d'oro con un piccolo ciondolo a forma di stella. Io non portavo quel genere di gioielli. Beh, non li avevo mai portati. È molto carina. Sono contento che ti piaccia. Bene, credo che sia ora di passare al dolce. Anch'io ho qualcosa per te nella borsa. Ma quella io... Davvero non so che dire. Dietro la mia sedia, con la carta arancione. Tirai fuori il regalo dallo zainetto di Will. Tolsi la carta, poi la velina. E apparvero delle strisce gialle e nere, stranamente familiari, che sembravano guardarmi. Estrassi il regalo dal pacchetto e mi trovai tra le mani due paia di calze gialle e nere. Oddio. No, io non... Will Traynor che mi ha regalato delle calze
gialle e nere. Cioè, le calze gialle e nere. Sono le mie preferite. Sì, ma non posso crederci. Oh mio Dio, sì, ma dove le trovate? Mi farà piacere sapere che ho dato io istruzioni a chi le ha confezionate. Grazie poi al mio nuovissimo software di riconoscimento vocale. Calze? Sì, semplicemente le migliori che io abbia mai avuto. Sì, le voglio provare subito. Corsi fuori e me ne infilai un paio in corridoio. Tesi il piede, ammirandole per quanto erano assurde. Credo che nessun regalo mi abbia mai reso così felice in vita mia. Eccomi qua. Non hai idea di quanto mi piacciono. Grazie, 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 grazie. Davvero. Grazie. C'è anche un biglietto dentro. Aprilo in un altro momento, però. I miei genitori subissarono un guido di complimenti quando se ne andò. Patrick ci seguì nell'ingresso con le mani affondate in tasca. Piacere di averla conosciuta, Patrick. Cercavo soltanto di aiutare la mia ragazza a dare il meglio nel suo lavoro. Tutto qui. Bene, lei è un uomo fortunato. La sua ragazza sa fare delle ottime abluzioni a letto. Non mi avevi mai detto che curi la sua igiene personale? Cosa significa? Che gli lavi il pisello? Io non gli lavo il pisello. Cominciai a struccarmi con movimenti rapidi. L'ha appena detto! Sì, ti stava stuzzicando. E data la tua insistenza che gli ricordavi che era un uomo attivo, non lo biasimo affatto. Insomma, cos'è che fai per lui? È chiaro che non me la racconti giusta. Sì, in effetti qualche volta lo lavo. Ma non mi spingo oltre gli slip. Il tuo lavoro non prevede questo! Non essere ridicolo. Potresti fargli causa. Lo faccio perché Nathan non può essere sempre disponibile. E poi ormai ci sono abituata. E non mi dà nessun fastidio. Io proprio non riesco a capire. Dopo tutto quello che abbiamo passato, tutto il tempo che ti ci è voluto prima di lasciare che mi avvicinassi a te. Ed ecco che arriva un estraneo con il quale sei felice di trovarti in intimità. Smettila, per favore. Possiamo non parlare di questo? È ancora il mio compleanno. Non sono stato io a cominciare parlando di abluzioni. È perché è un uomo attraente. È questo. Sarebbe molto più facile per te se lui sembrasse, come dire, un vero e proprio vegetale. Quindi pensi davvero che sia attraente? Non posso credere che tu stia facendo questo. Cioè, non posso credere che tu sia geloso di lui. Non sono geloso di lui. Come potrei essere geloso di un paralitico? Patrick fece l'amore con me quella notte. Forse fece l'amore un tantino forzato. Sì, facemmo sesso. Ma una piccola parte di me rimase distante in quei momenti. L'avevo capito quasi subito. Quel piccolo show era destinato a quello. Qual è stato il posto più bello che hai visitato? Quando ho compiuto 30 anni ho scalato il Kilimanjaro. È stata un'esperienza davvero incredibile. A che quota sei arrivato? Poco più di 5.800 metri. E faceva freddo? No, non è come l'Everest. E poi quali altri posti ti sono piaciuti? La baia di Ödös, nelle Mauritius. Gente cordiale, spiagge incantevoli. Il parco nazionale di Tsavo in Kenya e di Yosemite in California. Mi sono piaciute anche le metropoli, Sydney ad esempio. Ah, e ricordo la traversata della Cina centrale a cavallo. C'è un posto dove non sei mai stato? Non sono mai stato a Disneyland. Può bastare? Ah, e nemmeno a Euro Disney. Una volta io ho prenotato un biglietto per l'Australia. Non ci sono mai andata però. Sì, beh, erano successe delle cose. Forse un giorno ci andrò. Niente forse. Devi andartene da qui, Clark. Promettimi che non trascorrerai il resto della tua vita in questo buco di città. Promettertelo. Perché?
Dov'è intenzione di andare? È solo che non posso sopportare il pensiero che tu rimanga qui per sempre. Sei troppo intelligente e troppo interessante. Hai soltanto una vita ed è tuo dovere fare di tutto per viverla pienamente. Allora dimmi dove dovrei andare. Dove andresti tu, se potessi andare da qualche parte? E non mi dire Kilimanjaro. Deve essere un posto dove potrei immaginare di andare anch'io. Parigi. Place Dauphine. Me ne starei seduto nel Dior, in un locale del Marais, a bere un caffè e a mangiare croissant caldi con burro e con la confettura di fragole. Il Mar... il cosa? È un piccolo quartiere del centro di Parigi, piena di strade acciottolate e di edifici malandati. Popolato da gay ed ebrei ortodossi e donne di una certa età. È l'unico posto dove vorrei stare. Potremmo andarci. Potremmo prendere l'Eurostar, sarebbe semplice. Penso che non dovremmo nemmeno chiedere a Nathan di venire con noi. Non sono mai stata a Parigi. Mi piacerebbe tanto vederla, davvero tanto. Specialmente con qualcuno che sa districarsi per la città. Allora che ne dici, Guilla? No. Come? Ma tu mi hai appena detto che... Non capisci, Clark. Non voglio andare, ma con questa cosa. Io voglio andare a Parigi come Will. Il vecchio Will. Voglio sedermi su una sedia normale. Rilassarmi. Con i miei abiti preferiti addosso. E delle graziose ragazze francesi che mi passano davanti facendomi gli occhi dolci. Come farebbero con qualsiasi altro uomo seduto là. Che non distorcono lo sguardo non appena si accorgono che sono bloccato su uno stupido passeggino. Ma potremmo provarci. Non è necessario. Se ci andiamo con me, imprigionato in questa maledetta trappola, tutti quei ricordi, quelle sensazioni, saranno spazzate via. Come lacrime nella pioggia. Ciao a tutti. Sono l'amica e l'assistente di un tetraplegico di 35 anni. Era un uomo di successo molto dinamico prima dell'incidente ed ora ha qualche difficoltà ad adattarsi alla sua nuova esistenza. Anzi, so che non ha voglia di vivere e sto cercando di escogitare vari modi per fargli cambiare idea. Per favore, qualcuno potrebbe dirmi come fare? Sapete consigliarmi qualche attività che potrebbe gradire o qualche modo per indurlo a pensarla diversamente? Accetterò volentieri qualsiasi suggerimento. Mi firmai Apina Operosa. Poi mi appoggiai comodamente allo schienale. E infine premetti invio. Cara B, benvenuta nel nostro forum. Sono sicuro che al tuo amico farà molto piacere avere qualcuno che si prenda cura di noi. No, questa non ne sono tanto sicura. Qui la maggior parte di noi ha attraversato un momento critico a un certo punto della sua vita. Continua a essere positiva e ricordagli che non sta a lui stabilire né quando entriamo in questo mondo né quando lo lasciamo. Ma al Signore, Lui, nella sua saggezza, ha deciso di cambiare la vita del tuo amico e può esserci una lezione in quello che Lui... Oh no, passiamo alla successiva. Cara B, non c'è niente da fare. Essere un tetraplegico può fare schifo. Se per giunto il tuo amico è stato un tipo dinamico, allora lo troverà ancora più difficile. Ecco le cose che mi hanno aiutato. Molta compagnia, anche quando non mi andava, buon cibo, bravi medici, buone terapie, antidepressivi quando necessario. Non hai detto dove vivete, ma può essere utile farlo mettere in contatto con altri membri della comunità. Fammi sapere come te la cavi, stammi bene? Rich. Niente, queste altre risposte non vanno bene. Vediamo questa, sì. Allora. Cara B,
Perché pensi che il tuo amico, assistito come preferisci chiamarlo, debba cambiare idea? Se io riuscissi a trovare un modo per morire con dignità e non sapessi che devasterebbe la mia famiglia, prenderei anch'io questa decisione. Sono inchiodato su questa sedia da 8 anni ormai e la mia vita è un costante susseguirsi di umiliazioni e frustrazioni. Sai come ci si sente a non essere nemmeno in grado di svuotarsi l'intestino senza aiuto? Sapere che da qui in poi sarai per sempre bloccato nel tuo letto, incapace di mangiare, vestirti, comunicare con il mondo esterno senza qualcuno che ti aiuti, non fare più sesso, problemi di salute, perfino dover ricorrere a un respiratore. Mi sembri una brava ragazza e sono sicuro che sei animata da buone intenzioni, ma potresti non essere tu a occuparti di lui la prossima settimana. Potrebbe esserci qualcuno che lo deprime o che addirittura non lo tratta bene. Perciò penso che tu stia ponendo la domanda sbagliata. Chi sono i ND per decidere quale dovrebbe essere la nostra vita? Se questa è la vita sbagliata per il tuo amico, la domanda non dovrebbe essere piuttosto: come posso aiutarlo a farla finita? Buona fortuna. Fissa il messaggio, soffermandomi per qualche istante con le dita sulla tastiera. Poi feci scorrere la pagina verso il basso. I messaggi successivi provenivano da altri tetraplegici che criticavano l'ultimo messaggio per le sue parole crude, affermando che loro avevano trovato un modo per andare avanti. Dovrebbe avere una compagna, suggeriva Grace 31. Sentendosi amato, troverà la forza di andare avanti. Senza amore, io sarei crollata molte volte. Ho sempre desiderato un tatuaggio. Anche se, sì, beh, mio padre li odia. Ma quanti anni hai, scusa? Anche Patrick li odia. E lui non farebbe mai qualcosa che potrebbe dispiacerti, vero? Dai, allora, che cosa vorresti farti fare? Non un serpente nel nome di qualcuno. Non mi aspettavo un cuore con la scritta mamma. Prometti di non ridere. Sai che non posso farlo. Oddio, non vorrai per caso un proverbio in sanscrito o qualcosa del genere, vero? No. Mi piacerebbe un'ape. Sì, beh, una piccola penere gialla. Mi piacciono molto. E dove vorresti fartela? Oh, non posso osare chiedertelo. Sulla spalla? Non so, sul fianco? Andiamo allora. Andiamo dove? Nel negozio di tatuaggi. Sì, come no? Perché no? Non posso andare a fare un tatuaggio così, come se niente fosse. Ma perché no? Perché il tuo ragazzo non è d'accordo? Perché devi continuare ad essere una brava ragazza anche a 27 anni? Andiamo, Clark, vivi un po', cos'è che ti frena? Se lo fai tu, lo farò anch'io. Ti faresti un tatuaggio? Sì, se servisse a farti uscire dal tuo guscio almeno una volta. In pratica è permanente. Togli pure in pratica. Oddio, a Patrick non piacerà affatto. 2 ore dopo uscimmo dal laboratorio. Da 3 dimensioni relativamente piccole, aveva detto il tatuatore che il tatuaggio poteva essere inciso e colorato in una sola seduta, quindi eccomi qui, finito, tatuata! Tu hai una pessima influenza su di me, Will Traynor. Fammi vedere. È bellissima, mi piace la tua pina, davvero. Oddio, dovrò indossare i pantaloni a vita alta davanti ai miei genitori per il resto della mia vita. Dai, su, adesso fammi vedere. Dai, avanti, su! Alzami la camicia, allora. A destra, alla tua destra. Gli alzai la camicia, sollevando il pezzettino di garza che c'era sotto. C'era un rettangolo a righe bianche e nere, talmente piccolo che dovetti guardare 2 volte prima di capire cosa ci fosse scritto. Scade il 19 marzo 2007. È la data del tuo incidente. Il trainer è divertente, ma hai un senso dell'umorismo che fa schifo.
Ferma un attimo. Proprio non capisco. Pensavo che volessi stare con lui. Il tuo obiettivo fosse un altro, Luisa. Fosse di mantenerlo a vita e di continuare a lavorare con lui. Sì, sì, è così, ma insomma, è complicato. Ho tanti progetti, grandi progetti. Se vuoi te li faccio vedere subito. Ma Will mi piace molto. Oh merda, cioè non... Questo sì che è interessante. Sì, lo so. E poi è quello che mi dicono gli altri tetraplegici. Quelli con cui chiacchiero sul forum. Non puoi essere tutte e due le cose. Cioè, insomma, non puoi essere assistente e... Lui lo sa? No, non so nemmeno se lo so io. È solo che... No, non so cosa pensare. So soltanto che il più delle volte preferirei stare con lui piuttosto che con chiunque altro. Compreso Patrick, giusto? Sì. Qualche volta sì. È un po' una pazzia ostentare di amare qualcuno che... non può... diciamo... ricambiarti. Sì, lo so, hai ragione. A parte questo, quella del college è una buona idea. Perché... diciamoci la verità, che con Will vada tutto a monte oppure no, avrei ancora bisogno di un lavoro. No, non andrà tutto a monte come dici tu. Lui starà bene. Certo. Quella sera portammo Will nella mia camera. Nathan lo aiutò a mettersi a letto e gli cambiò la medicazione. Andai in bagno e indossai una t-shirt e un paio di calzoncini. E quando uscii mi diressi pigramente verso il divano con il cuscino sotto il braccio. Sì, sentivo gli occhi di Will su di me e provai uno strano imbarazzo. Clark? Sì? Non è necessario che tu dorma lì. Questo letto è così grande che... potrebbe ospitare un'intera squadra di calcio, sai, Clark? In realtà non ci avevo neanche pensato. Ma ormai le cose stavano così. Forse i giorni trascorsi seminudi sulla spiaggia ci avevano sciolto un po'. Forse era il pensiero di Nathan e Karen dall'altra parte della parete, avvinti l'uno all'altro. Forse, non so, volevo soltanto stare vicino a lui. Iniziai ad avvicinarmi al letto e sobbalzai all'inaspettato rombo di un tuono. Andai alla finestra, scostai la tenda e percepii la brezza improvvisa e il repentino calo della temperatura. Lontano sul mare si era scatenata una tempesta. Mi sa che qui è meglio chiudere le persiane. No, lascia stare. Spalanca le finestre. Voglio vederlo. Poi aprì lentamente le porte a vetri che davano sulla terrazza. Lo senti? Sembra la fine del mondo. Mi voltai e mi avvicinai al letto. Poi mi sedetti sul bordo. Mentre Will guardava fuori, mi chinai e dolcemente lo attirai verso di me, mettendogli una mano dietro il collo abbronzato. Sapevo bene come muovere il suo corpo ora. Come gestire, insomma, il suo peso. Tenendolo stretto a me, mi piegai e gli sistemai un soffice cuscino bianco dietro le spalle. Sì, beh, per farlo adagiare nel suo morbido braccio. Con il viso ancora un po' umido,
sarei sul letto accanto a lui. Così, così, così vicina che le mie gambe sfioravano le sue. Cercai la mano di quella e la strinsi nella mia. Non male, Clark? No, non è per niente male. Restai distesa in silenzio, ascoltando il suo respiro lento e profondo, il suono della pioggia in sottofondo, sentendo il calore delle sue dita intrecciate alle mie. Infine mi voltai sul fianco, distogliendo lo sguardo dal mare e rivolgendolo a quel. Lui girò la testa per guardarmi nella penombra e sentì che mi stava dicendo la stessa cosa. Andrà tutto bene. Per la prima volta in vita mia provai a non pensare al futuro. Cercai semplicemente di esistere, di lasciare che le sensazioni di quella sera mi attraversassero. Noi scendemmo in spiaggia con la musica nelle orecchie e la piacevole euforia dovuta a 3 cocktail che, sì, addolciva i miei movimenti. Oh, era talmente bello laggiù. La notte era tiepida e la sua brezza portava il profumo di grigliate lontane e dell'olio caldo sulla pelle. Poi, quando qualcuno alzò il volume della musica, mi tolsi le scarpe con un calcio e iniziai a ballare. Sembra stupido, sì, era il tipo di comportamento per cui mi sarei sentita in imbarazzo in qualsiasi altra circostanza. Ma là, nel buio nero come l'inchiostro, mezzo stordita per il sonno arretrato con il falò e il mare infinito, il cielo sconfinato, la musica in sottofondo e Will, sì, quella che sorrideva, il mio cuore gonfio di qualcosa che non sapevo identificare. Ballai ridendo, senza imbarazzo, senza preoccuparmi che qualcuno potesse vederci. Dai, vieni! Cosa fai, Clark? Guardami! No, non ci posso credere! Qui il signor Will Trainor è un po' silenzioso stasera, non è vero? Ma sei impazzito! Dai, divertiti, no? Tu... Che cosa? Scusami, non ho capito. Mi alzai lentamente, a piedi nudi. Mi avvicinai alla sua sedia. E poi gli scivolai in grembo. Il mio viso era a pochi centimetri dal suo. Tu sei un'altra persona, Clark. Senti qualcosa sciogliersi dentro di me. Feci l'unica cosa a cui riuscì a pensare. Mi chinai e posai le labbra sulle sue. Lui esitò solo un momento. Poi mi baciò. E soltanto per un attimo dimenticai tutto. Le mille ragioni per cui non avrei dovuto, le mie paure, il motivo per cui eravamo là. Lo baciai, perdendomi nel profumo della sua pelle, sentendo i suoi capelli soffici sotto le dita. E quando lui ricambiò il bacio, tutto svanì ed eravamo soltanto io e Will su un'isola in mezzo al nulla, sotto mille stelle palpitanti. Mi dispiace, Clark, no! Quella... Puoi tu... No! Non posso. Non
voglio affrontare tutto questo. Io penso che ti toccherà affrontarlo invece. Non posso farlo perché non posso. Io non posso essere l'uomo che voglio essere con te. Piegai la testa in modo che la mia fronte toccasse la sua. E dissi piano, perché soltanto lui potesse sentirmi: non mi importa quello che pensi di poter o non poter fare. Non è bianco o nero. Davvero quello. Ho parlato con altre persone nella tua stessa situazione e ci sono cose che si possono fare, che possono rendere felici entrambi. E ciò significa che questo è soltanto l'ennesimo promemoria per ricordarmi quello che non sono. Mi sentivo a disagio anche solo ad affrontare quella conversazione. Will Traynor, le cose stanno così. Io penso che non li possiamo fare. No, Clark! Penso che possiamo fare qualsiasi cosa. So che questa non è una storia d'amore convenzionale. So che ci sono mille ragioni per cui non dovrei nemmeno dare voce a quello che sto dicendo. Ma Will, io ti amo. Davvero. L'ho capito quando ho lasciato Patrick. E credo che anche tu mi ami un pochino, no? Devo dirti una cosa. Oh, quella lo so. Lo so tutto. So della Svizzera, so. Perché sono stata assunta con un contratto semestrale. Lo so tutto. Lo so da mesi. E Will, ti prego, ascoltami. Gli presi la mano destra e me la misi sul petto. So che possiamo farlo. So che non è come avresti voluto, ma so di poterti rendere felice. E tutto quello che posso dire è che tu fai di me una persona che non potrei nemmeno immaginare di essere. Preferisco stare con te. Anche quella versione di te che tu consideri meno amata, piuttosto che con chiunque altro al mondo. Beh sì, se tu pensi che sia troppo fuori luogo, che io continui a lavorare da te, cercherò un posto da qualche altra parte. Sai, volevo dirtelo, ho fatto domanda per un corso all'università, ho fatto altre ricerche su internet, ho parlato con altri tetraplegici e ho imparato così tanto, ho imparato tantissimo su come far funzionare le cose, Will. Così posso fare altro e stare con te, vedi? Ho pensato a tutto. Ho cercato informazioni su tutto. È così che sono ora. È colpa tua, sei tu che mi hai cambiato. Che mi dici, Will? Ti prego, rispondimi. No, perché no? Mi dispiace, non è abbastanza. E credimi, Clark, tutta la mia esistenza è cambiata in meglio da quando ci sei tu. Ma non è sufficiente per me. Non è questa la vita che desidero. Non è la mia vita. Ma è così, Clark. Tu non mi conosci, non fino in fondo. Non mi hai mai visto prima di questa cosa. Io amavo la vita, Clark. Oh, se l'amavo. Amavo il mio lavoro, i miei viaggi, quello che è. Amavo essere una persona dinamica. Mi piaceva andare in moto, lanciarmi nel vuoto. Mi piaceva fare sesso. Molto sesso. Non sono fatto per vivere su questa trappola. Eppure questa è diventata la cosa che mi definisce. Non ti dai neppure una possibilità. Non mi dai una possibilità. Non è una questione di darti una possibilità. In questi 6 mesi ti ho visto diventare una persona completamente diversa, che sta soltanto iniziando a vedere le sue potenzialità.
Tu non hai idea di quanto questo mi abbia reso felice. E non voglio che tu ti perda tutto quello che qualcun altro potrebbe darti. Io non voglio guardarti ogni giorno. Vederti nuda. Osservare mentre gironzoli per casa con i tuoi abiti pazzi. Non essere in grado di fare quello che desidero con te. Oh, Clark, se sapessi cosa vorrei farti in questo momento. Io non posso essere quel tipo di uomo che semplicemente accetta. Basta sedia, basta polmonite, basta braccia e gambe che mi bruciano. Basta dolore. Quando torniamo andrò lo stesso in Svizzera. E se tu mi ami davvero come dici, Clark, la cosa che mi farebbe felice sarebbe che tu mi accompagnassi. Ti chiedo se provi davvero i sentimenti. Dici di provare. Ti chiedo di farlo. Resta al mio fianco. Che cosa? Come puoi domandarmi una cosa del genere? No, Will, ti dico che ti amo e che voglio costruire un futuro con te. Se tu mi chiedi di vederti a vedere mentre ti uccidi, come posso fare una cosa del genere? Tu non puoi capire. Luisa, niente mi avrebbe fatto cambiare idea. Basta, smettila! Sei così egoista, Will, così stupido! Anche se ci fosse la più remota possibilità che io venissi con te in Svizzera, anche se tu pensassi che io, dopo tutto quello che ho fatto per te, potrei essere la persona giusta per farlo. E questo è tutto quello che riesci a dire. Sai cosa ti dico? Sai cosa? Vaffanculo, Will Trainer! Vaffanculo! Vorrei non aver mai accettato questo stupido lavoro! Vorrei non averti mai incontrato! Luisa! Scoppiai in lacrime. Attraversai la spiaggia di corsa e tornai nella mia stanza. La stanza era chiara e ariosa, come una lussuosa casa per le vacanze. Non sapevo che cosa dire. Era una scena così, così ridicola, così banale. Tutti seduti là, come una famiglia pronta a concordare l'itinerario turistico della giornata. Mi voltai verso il letto. Mi pare di capire che il servizio in camera lascia a desiderare. Gli occhi di Will si inchiodarono ai miei. Sì, è proprio una bella stanza. Allora io... Non vuoi. No, non ho intenzione di cercare di farti cambiare idea. Se sei qui, accetti che questa è la mia scelta. Questa è la prima cosa di cui ho il controllo dall'incidente. Sì, lo so. Riuscite a immaginare quanto sia difficile non dire nulla? Quando ogni vostro atomo tende a fare l'opposto. Mi ero allenata a non dire nulla durante tutto il tragitto. Eppure lo sforzo mi stava quasi uccidendo. Quando finalmente parlai, la mia voce era sommessa, rotta. Quelle che mi uscirono furono le uniche parole che potevo dire senza rischiare. Mi sei mancato. Avvicinati.
sul letto, vicino a me. Mi distesi sul letto accanto a lui e lo abbracciai. Appoggiai la testa sul suo petto, lasciando che il mio corpo ne assorbisse il lieve alzarsi e abbassarsi. Mi sforzai di non pensare a niente. Cercavo soltanto di esserci, cercavo di assorbire l'uomo che amavo per osmosi. Cercavo di imprimere su me stessa quello che mi rimaneva di lui. E poi sentì la sua voce. Ehi, Clark, raccontami qualcosa di bello. Gli raccontai la storia di due persone. Due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi e che non si erano piaciute molto quando si erano conosciute. Che ne dici se usciamo questo pomeriggio? Secondo mia madre sei una logorroica. Facciamo un accordo. Potresti essere meno logorroica quando ci sono io. Ah, mi detesta. Ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Ma che presto scoprirono di essere le sole due anime al mondo in grado di capirsi. Bene, è meglio rientrare. Aspetta, Clark. Stai bene? Io non voglio ancora rientrare. Voglio essere un uomo che è andato ad un concerto con una ragazza vestita di rosso. Ancora per un po'. E gli raccontai delle avventure che avevano vissuto, dei luoghi che avevano visitato, delle cose che avevano visto e che non mi sarei mai immaginata. Non sapevo ti piacesse la musica classica. La odio un sacco. Oh, ci credo. Io credo che questo sarebbe ancora il mio posto preferito. Perché non hai mai viaggiato. Oh. E dov'è meglio di qui, allora? Parigi. Deve essere molto bello. Al diavolo, ci andiamo. Dove? Al matrimonio di Alicia. Davvero? Vuoi accompagnarmi? Evocai per lui cieli elettrici e mari iridescenti e serate piene di risate e di battute stupide. Disegnai un intero mondo per lui, un mondo lontano da una zona industriale svizzera, un mondo a cui lui, in qualche misura, era ancora la persona che aveva desiderato essere. Dipinsi il mondo che lui aveva creato per me, pieno di meraviglia e possibilità. Gli dissi che la mia ferita era stata sanata in un modo così straordinario che lui non poteva nemmeno immaginare che solo per questo una parte di me sarebbe stata per sempre in debito nei suoi confronti. E mentre parlavo sapevo che queste sarebbero state le parole più importanti che avrei mai pronunciato e che era fondamentale che fossero quelle giuste, non strumentali, né un tentativo di persuasione, ma rispettose della volontà che Will aveva espresso. Ecco qui, sì, gli raccontai qualcosa di bello. E questo per me era troppo bello. Allora, che ne dici? Mi concederesti un ballo? Ma cosa? Ma quanti drink ti sei bevuta? Su, andiamo, diamo a questi ricconi qualcosa di cui sparlare. Raccontami qualcosa. Su, che cosa? Qualsiasi cosa. Le cose che amavo di più erano gli stivaletti e le mie calzamaglia d'ape. Calzamaglia? Hai un profumo stupendo. Davvero stupendo. E comunque, io sarei stata laggiù a servire drink. Una delle invisibili. Cosa vorresti? Dico bene. Non le hai comprate qui. Perché no? Perché in questo posto a me piace la mia vita. Piace davvero. Sono felice qui. Beh, non dovresti. Non dire potenziale. Potenziale. Ed è compito tuo vivere la vita. Sì, ma in mia difesa io ero uno stronzo. Sono stati i sei mesi più belli di tutta la mia vita. Guarda caso, Clark, è stato lo stesso anche per me. E poi, così, all'improvviso, il mio cuore si spezzò. Il viso si contrasse in una smorfia. Persi il controllo e mi strinsi forte a lui, smettendo di preoccuparmi che sentisse il fremito del mio corpo scosso dai singhiozzi perché il dolore dilagò dentro di me, mi sopraffece e mi lacerò il cuore, lo stomaco e la testa e mi trascinò a fondo.
Io non potevo sopportarlo. Pensavo davvero di non poterlo sopportare. Non fare così, Clark. Oh, ti prego, non fare così. Guardami. Guardami, ti prego. Sei arrabbiata, ti prego, non voglio farti del male. Non è questo, non voglio. Non voglio che l'ultima cosa che vedi sia la mia faccia triste e schiazzata. Ancora non riesci a capirlo, vero, Clark? Sei meravigliosa. Stupido. Vieni qui, stai vicino a me. Mi distesi di nuovo, rivolta verso di lui. Vedi l'orologio sopra la porta ed ebbi l'improvvisa sensazione del tempo che fuggiva via. Gli accarezzai i capelli, la pelle, le sopracciglia con la punta delle dita. Mentre le lacrime mi scorrevano, irrefrenabili sulle guance. Il mio naso contro il suo. E per tutto il tempo lo guardò in silenzio. Come se volesse catturare e conservare ogni mia molecola. Sì, si stava già allontanando. Ritirandosi in un posto dove non avrei potuto raggiungerlo. Sì, lo baciai, cercando di riportarlo indietro. Lo baciai e tenni le labbra contro le sue finché i nostri respiri si mescolarono. E le lacrime che scorgavano dai miei occhi diventarono sale sulla sua pelle. E mi disse che da qualche parte minuscole particelle del suo corpo sarebbero diventate minuscole particelle del mio. Volevo imprimere anche il più piccolo pezzettino di me contro di lui. Volevo lasciare qualcosa di mio dentro di lui. Ogni briciolo di vitalità che sentivo e costringerlo a vivere. Clark, vuoi far rientrare i miei genitori? Seguendo le istruzioni. Stavo a Parigi. Davanti a me il cameriere aveva depositato dei croissant e una grande tazza di caffè americano. Posai la tazza, feci un respiro profondo e poi presi l'altra lettera. La lettera che portavo con me da ormai quasi 6 settimane. La lettera era dattiloscritta. Riconobbi il carattere da
un biglietto che Will mi aveva mandato tempo prima. Mi sistemai comoda sulla sedia e cominciai a leggere. Clark, quando leggerai questa lettera saranno passate alcune settimane. Anche considerando le tue inaspettate capacità organizzative, dubito che tu sia riuscita a raggiungere Parigi prima dell'inizio di settembre. Spero che il caffè sia buono e forte e i croissant freschi. E che ci sia ancora un po' di sole per stare seduta fuori su una di quelle sedie di metallo sempre traballanti sul marciapiede. Non è male, Marquis. Anche la bistecca è buona, se ti va di tornare per pranzo. E se guardi più avanti lungo la strada, alla tua sinistra, dovresti vedere l'Artisan Parfumeur, dove, dopo aver letto questa lettera, ti consiglio di andare a provare un profumo che mi pare si chiami Papillon Extreme. Non ricordo bene. Ho sempre pensato che sarebbe stato delizioso su di te. Ok, istruzioni terminate. Ci sono alcune cose che ti volevo dire e che ti avrei detto di persona, ma... A. Ti saresti messa a piangere e B. Non mi avresti lasciato finire. Hai sempre chiacchierato troppo. Dunque, l'assegno che hai trovato nella prima busta che ti ha consegnato Michael Lawler non era l'intera somma, ma solo un regalino per aiutarti ad affrontare le prime settimane da disoccupata e farti arrivare a Parigi. Quando tornerai in Inghilterra dovrai portare questa lettera a Michael nel suo ufficio a Londra. E lui ti darà i documenti necessari per avere accesso a un conto che ha intestato a te su mia richiesta. Sul conto c'è quanto basta per sceglierti un bel posticino dove vivere e per pagare l'università e le spese correnti per mantenerti durante il periodo di studi a tempo pieno. I miei genitori saranno messi al corrente di tutto. Spero solo che questo, insieme all'apporto legale di Michael Lawler, faccia sì che ci sia meno trambusto possibile. Clark, già ti vedo andare in iperventilazione. Non cominciare a farti prendere dal panico e non tentare di svicolare. Tutto questo non sarà sufficiente per farti restare seduta in panciolle per il resto della tua vita, ma dovrebbe almeno regalarti la libertà. Sia da quella claustrofobica cittadina che entrambi chiamiamo casa, sia dal tipo di scelte che finora ti sei sentita in obbligo di fare. Non ti sto dando questo denaro perché voglio che tu pensi a me con nostalgia o mi sia riconoscente o lo veda come un ingombrante ricordo. Non ti sto dando questo denaro perché voglio che tu pensi a me con nostalgia o mi sia riconoscente oppure che lo veda come un ingombrante ricordo. Te lo dono perché non ho più molti motivi per essere felice. Ma tu sei uno di questi. Sono consapevole che conoscermi ti ha causato sofferenza e dolore. E mi auguro che un giorno, quando sarai meno arrabbiata con me e meno sconvolta, capirai non solo che non avrei potuto fare altrimenti, ma anche che questo ti aiuterà a vivere una vita davvero bella, Una vita migliore di quella che avresti vissuto se non mi avessi incontrato. Sì, per qualche tempo ti sentirai a disagio nel tuo nuovo mondo. Ci si sente sempre disorientati quando si viene sbalzati fuori dal proprio angolino rassicurante. Ma spero che tu sia anche un po' elettrizzata. Il tuo viso quando sei tornata dall'immersione mi ha detto tutto. C'è fame in te, Clark. C'è audacia. L'hai soltanto sepolta, come fa gran parte della gente. Non ti sto dicendo di buttarti da un grattacielo o di nuotare con le balene o cose del genere. Anche se in cuor mio mi piacerebbe che lo facessi, ma di sfidare la vita, Metticela tutta, non adagiarti. Indossa quelle calze a righe con orgoglio. E se proprio insisti a volerti sistemare con qualche tizio strampalato, assicurati di mettere in serbo un po' di questa vitalità. Sapere che hai ancora delle possibilità è un lusso. Sapere che potrai avertele date è stato un motivo di sollievo per me. Così stanno le cose. Sei scolpita nel mio cuore, Clark, fin dal primo giorno in cui sei arrivata con i tuoi abiti ridicoli, le tue terribili battute, la tua totale incapacità di nascondere ogni minima sensazione. Tu hai cambiato la mia vita molto più di quanto questo denaro potrà mai cambiare la tua.
Non pensare a me troppo spesso. Non voglio pensarti in un mare di lacrime. Vivi bene, vivi bene. Semplicemente, vivi, vivi. Con amore, Will. Una lacrima era caduta sul tavolino traballante davanti a me. Riposi la lettera in tasca con cura. E poi mi alzai dal tavolo. Mi misi la borsetta sulla spalla e mi avviai in direzione della profumeria e oltre, verso la grande Parigi che mi aspettava. Salve a tutti! Ciao! Avete assistito alla nostra ultima lettura di Io prima di te? Sì. E abbiamo finito un altro libro. Sì. E dato che siamo in tempo... È molto triste questa cosa. Sì. Perché secondo me è stato un bellissimo libro. E certo non abbiamo fatto tutte le scene, però è molto romantico. A me è piaciuto molto. Soprattutto il finale che ci ha fatto piangere entrambi, vero amore? Siamo in tempo per andarlo a vedere al cinema, perché questo video uscirà prima dell'uscita nelle sale italiane. Vabbè, lasciamo perdere l'anteprima, però anticipiamo l'uscita nelle sale italiane. Quindi andate al cinema e diteci come vi è sembrato, come è stato il film e se sono meglio le nostre letture o no. Sì, mi dispiace moltissimo che, non so, l'ho già detto, però proprio mi dispiace tanto che è finito questo libro di Io prima di te, perché è dato una grande, cioè a me mi sono tantissime, tante emozioni. La mia scena preferita del libro è il temporale, quello che comincia con il bacio in realtà. La mia? Cioè quel bacio sul... in realtà c'è quel bacio sul film, però sul libro non c'è, vabbè. Comunque, e la fatto, mia sì. È quella della spiaggia quando lo rifiuta. La rifiuta. Ah, dimenticavo. Come da tradizione ormai, dopo l'uscita del film al cinema, sul mio canale YouTube uscirà il riassunto di Io prima di te. Infatti io questo lo faccio sempre per quei film tratti dai libri che io e Giulia leggiamo. Vedete Colpa delle stelle riassunto, Divergenti, sì, insomma, riassunto, scrivimi ancora il riassunto e adesso sarà la volta di Io prima di te, quindi tenete d'occhio il mio canale anche per quello. Cioè non so cosa ti ha lasciato il personaggio, come hai fatto Will, qualcosa ti avrà lasciato, no? Mi ha lasciato un forte senso di vuoto e soprattutto la consapevolezza che bisogna sempre fare il contrario di quello che fa lui sul libro. Sì, vabbè, ma non è vero, perché ognuno ha le sue scelte e i suoi modi di agire e di pensare, quindi no, secondo me invece c'è la libertà di scelta, che chi una persona vuole fare una cosa deve farla, quindi tu, vabbè, lasciamo perdere. Passiamo invece a me, quasi mancherà di Luisa, il personaggio che mi mancherà tanto, più che altro il suo carattere. Il fatto che è determinata, è simpatica, è ironica, questo spruzzamento di vitalità, insomma, tutto è carica, quello che non lo sono io, ecco. È una ragazza davvero fantastica, mi piace molto e mi mancherà moltissimo, appunto perché è tutto. Cioè, sì, oltre a essere piccolina, secondo me, Luisa Clark... No, tu sei piccolina. E anche, secondo me, molto... Non
non lo so, c'è questo modo anche di essere anche dolce allo stesso tempo, ma quelle fatte, non so, anche perché guardando l'attrice, queste cose facciali, quindi non immagino così, tutta piena di gioia, felicità, quindi è sempre, che ha sempre da fare qualsiasi cosa, dai corri andiamo di qua, dai corri andiamo di là, quindi è determinata e è quello che non sono io, è quello che a me piace. Non è vero. Mi piace questo personaggio tantissimo, mi mancherà tanto questa Clark. Soprattutto ci mancherete voi con i vostri complimenti, ma vabbè. Con i vostri commenti, sì. Tutte le cose hanno una fine prima o poi. Sì, purtroppo. Tranne il nostro amore. Vabbè, insomma. Ho detto tranne il nostro. Vabbè, io saluto di qua. Intendamente stai coprendo. Ciao a tutti, seguiteci sempre sulle letture e sui nostri canali. Ciao. Ciao. Da casa no. Mi hai dimenticato di dire una cosa? Lo dico io. Sì, dillo tu. E le mie preferite erano le mie calzamaglia d'ape. Calzamaglia d'ape? Sì, a strisce gialle e nere. Oddio. Ciao, alle prossime letture. Ciao. Ciao ragazzi.